Oggi ci troviamo nel cuore di Castelfrentano, un paesino molto molto carino di poco più di 4.000 abitanti appena fuori Lanciano. Vorrei precisare che la posizione è particolarmente strategica, in quanto in 20 minuti raggiungiamo la costa, in 30 minuti possiamo raggiungere la Maiella e le sue piste da sci, ma non per ultimo, a 15 minuti d'auto da qui si trova la zona industriale di Val di Sangro, importante per tante persone. Quello che sto per mostrarti è una casa indipendente, cielo terra, ristrutturata qualche anno fa, infatti in ottime condizioni abitative. È una casa distribuita su 3 livelli più uno spazio sottotetto. Adesso entriamo e te la mostro subito. Dai, seguimi. Eccoci all'interno dell'abitazione. Ci troviamo a piano terra, dove c'è un salottino, un comodo salottino molto bello e caratteristico, con queste soffitte a vista, con i mattoncini a vista, molto molto carino, molto accogliente, affiancato della cucina, una cucina bella comoda che ospita al suo interno anche la zona pranzo. La zona giorno, con questa scalinata, procediamo ed andiamo a scoprire il resto della casa. Ti porto al primo piano, dove ti farò vedere la camera da letto matrimoniale, accompagnata da un bel balcone carino che poi ti farò vedere, un bagno comodissimo a servizio di tutta l'abitazione e, non per ultimo di importanza, un terrazzino verandato attualmente attrezzato come zona lavanderia. Lo trovo molto molto utile e comodo. La casa beneficia anche di uno spazio esterno tutto suo, che è questo bellissimo balconcino, un balconcino che circonda il primo piano, ed è un balconcino magnifico perché ci fa sbirciare della vita mondana di questa cittadina. Ma inoltre, penso che parla da solo, un balconcino che ci permette di godere di questa vista meravigliosa, una vista sulla Maiella. Continuando a salire dalla scalinata, accediamo al secondo piano di questa casa, dove troviamo un vano molto molto ampio, un camerone gigantesco, un camerone che può essere sfruttato sia come un ambiente unico, ma attenzione, per chi ha necessità di aggiungere ulteriori camere da letto può tranquillamente dividerlo e ottenere ben due camerette. E adesso andiamo al riepilogo. Ecco, siamo giunti al termine anche di questa videovisita. Abbiamo visto una casa in una soluzione indipendente proprio nel cuore di Castelfrentano. La casa indipendente è distribuita su 3 livelli, dove a piano terra abbiamo visto un salottino, una cucina abitabile. Procedendo al primo piano abbiamo visto una camera da letto matrimoniale con il suo bel balcone panoramico, il bagno e una veranda attrezzata a lavanderia. Al secondo piano ti ho mostrato un vano unico molto molto ampio. Ricordo che per chi desidera può essere sdoppiato in due ambienti più piccoli. A completare questa proprietà c'è anche un terzo livello, uno spazio sottotetto attualmente adibito come sgombraroba. Consiglio questa proprietà a te che cerchi una soluzione chiave in mano, in quanto, come hai visto, l'abitazione in ottimo stato, essendo ristrutturata qualche anno fa,
e per te che ami vivere proprio nel cuore del paese, beneficiando della vicinanza di tutti i suoi servizi. Ma io trovo questa soluzione anche molto adatta come un appoggio, una seconda casa, una casa vacanze, approfittando durante ogni momento dell'anno, perché ti ricordo, la nostra posizione ci permette di raggiungere sia a pochi minuti d'auto la costa dei Trabocchi, ma anche la montagna, e questo penso che è sufficiente per usarlo come un appoggio per le nostre vacanze. Che dirti, se ti è piaciuto questo video metti un like qui sotto e iscriviti al nostro canale YouTube, così puoi essere sempre aggiornato su tutte le novità in arrivo in esclusiva. Ti saluto, al prossimo video, gabbetti, e sei già a casa. Ciao!